Eccoci qua. Buon Dante di a tutti. Dedicheremo tutta questa puntata alla lettura del 31° canto del Paradiso, uno dei più pallosi, così imparate. No, va bene, come non detto. Però vi invito stasera a seguire la manifestazione dedicata dal Comune di Napoli con tanti attori e scrittori al giorno dedicato a Dante Alighieri, e tra gli altri ci saranno Sergio Savastano, ci sarà Rosaria De Cicco, ci sarà Maurizio De Giovanni. Quindi sarà concluso poi da una produzione di Anna Maria Colao. Proprio sulla letteratura da Dante a De Giovanni, quindi sarà sicuramente molto molto interessante. E invece noi cominciamo, ci riagganciamo solo un istante al nome di Maurizio per ricordarvi che martedì esce il suo nuovo libro, quello dedicato alle avventure di Sara Morozzi, e in particolare il libro si chiama Gli occhi di Sara. Come sempre, potete prenotare il libro qui da noi, potete prenotare le copie autografate e dedicate del libro per ognuno di voi. Maurizio sarà qui e farà un firmacopie di quelli, diciamo, cumulativi, enormi, ai quali ci ha abituato e ai quali io spesso lo costringo. E poi alle 19, sempre di martedì, ci sarà la presentazione, la prima presentazione ufficiale del libro di Maurizio con Federica Flocco, e così cominceremo a scoprire qualcosa di Sara e degli occhi di Sara. Questo per quanto riguarda le prossime presentazioni. Di qualcun altro ve ne parlerò tra pochissimo. Ricordate il numero della libreria 081 578 0421. A questo numero potete chiamare anche adesso, vi ripeto, per prenotare copie autografate. Pensate che possono essere anche un'occasione di regalo. Avete tanti, se non siete voi in particolare dei fan, sicuramente avete tanti, tanti amici che lo sono, di Maurizio, ai quali farebbe piacere sicuramente avere una copia autografata e dedicata del suo nuovo libro. In più, e questa è una cosa che solo da Io ci sto si trova, perché solo Io ci sto a un libraio scemo, ai primi 50 sarà destinato anche il gadget che ormai è tradizionale, lo abbiamo fatto tante volte, ogni volta ci pensiamo un po' e tiriamo fuori qualche cosa di particolare. Ci siamo, diciamo, ultimamente stabilizzati sul discorso dei segnalibri, e quindi ai primi 50 ci sarà, per i primi 50 che prenoteranno o che acquisteranno il libro qui in libreria, ci sarà il segnalibro dedicato, e unico e irripetibile. E con ciò abbiamo concluso la parte iniziale, il numero di telefono ve l'ho dato, seguite le dirette di Io ci sto, ce ne sono veramente tutti i giorni alle 18 e sono tutte quante interessanti, i libri sono in libreria per voi. Come è in libreria per voi, ecco adesso veramente cominciamo, questo di Athos Zontini, vi dico è in libreria per voi perché è uscito poche ore fa, ed è qui in libreria. La bella indifferenza di Athos Zontini. Su questo libro, diciamo, mi prolungo un poco perché c'è un ricordo personale al quale tengo molto e che condivido con voi. 2 anni fa non si parlava di mascherine, le uniche mascherine che conoscevamo erano quelle del Carnevale e di Grey's Anatomy, o quelle che venivano da qualche
che vedevamo in qualche servizio dal Giappone, e quindi la vita forse era diversa, sicuramente era diversa da adesso. Incontrai Athos qui fuori la libreria, ci fermammo a parlare per un po', e lui mi raccontò che aveva avuto Dopo Orfanzia, che pure fu un libro bellissimo, presentato qui da Io ci sto, ricordo, da Francesca Alvino. Ci fu un Athos mi raccontò che aveva ricominciato a scrivere, che aveva avuto un'idea della quale si dimostrava entusiasta, e mi raccontò tutto lo sviluppo di quest'idea, il nucleo principale. Io adesso non ve lo posso così raccontare tutto e spoilerare, anche perché domenica prossima Athos sarà qui in libreria a presentare il libro con Claudia Migliore e Silvio Perrella, un altro dei grandi amici di Io ci sto. Però qualcosa vi dico, cioè immaginate una persona normale, uno di noi, che si svegli la mattina e comincia a vedere qualcosa di strano, ecco, vi dico solo questo, sul viso di quelli che lo circondano. Questo è il plot iniziale, su questo si basa il romanzo, che già 2 anni fa era, diciamo, completo nella sua struttura. Athos mi fece delle confidenze, delle difficoltà, ne parlammo insieme, gli diedi, come faccio sempre perché non sono mai zitto, qualche consiglio, non so neanche se poi li abbia seguiti, ma sono certo che all'epoca gli fecero piacere. E da allora, quando ci incrociavamo qualche volta, non è capitato spessissimo perché Athos è uno molto riservato, due molto occupato con la scrittura quotidiana del Posto al Sole e di tante altre cose, però quando ci incrociavamo anche da lontano, io lo guardavo e gli facevo questo segno, gli dicevo quasi interrogativamente, dicevo: "A che stai?" E lui rispondeva con lo stesso segno e mi faceva segno che andava tutto bene. Tanto bene che finalmente il libro è uscito. Athos Zontini, La bella indifferenza, lo presentiamo domenica prossima qui in libreria, e quindi ci sarà anche il firmacopie. Passate in libreria anche per conoscere Athos, che è una persona splendida, è una persona di una riservatezza unica, è un timido genetico, però ha una delicatezza di sentimenti e tra l'altro una capacità di scrittura non indifferenti. Quindi, La bella indifferenza, Athos Zontini, già adesso in libreria, domenica lo avremo qui, potrà dedicarvi le copie, potrete conoscerlo e incontrare anche Silvio Perrella, che, ripeto, è un altro dei grandi amici. Io ci sto. L'editore Bompiani, così come Bompiani, l'editore di Davide Dusso, questo interesse privato in atti di libraio, in quanto Davide è un collega libraio che però ha anche la capacità di scrivere cose belle. Io ricordo un suo libro uscito con Gaffi qualche anno fa, Tra le macerie, un libro veramente forte, pesante, e questo è un libro che noi già abbiamo presentato, I Famelici, però vi segnalo e vi consiglio di approfondirlo e di leggerlo. È una storia di rapporti familiari, di rapporti tra padre e figlio, che non potrebbero essere più diversi nell'evoluzione quotidiana e in generale della loro vita, e che si trovano a confrontarsi in una situazione che si fa sempre più difficile. Quindi, di Davide Dusso, che ha la capacità non solo di vendervi, ma di scrivervi libri, e quindi ha chiuso quasi un cerchio magico, Davide Dusso, I Famelici.
sacrifici, espedienti e intrepide prodezze di gente comune e di noi che siamo venuti dopo. Esatto. Noi che siamo venuti dopo, si riferisce a lui perché è molto più giovane di me e quindi sono i figli, e prima dei figli ci sono stati i padri. Mio padre ha passato la vita a realizzare i suoi sogni. Io passo il tempo a difendere quel poco che ho costruito dall'incertezza di questi anni. C'è tutto il disagio giovanile, c'è tutto il disagio tra generazioni. È un libro scritto bene e che fa piacere vendere in libreria, a Catadamino. Angolo poesia dedicata al più grande dei poeti napoletani, almeno quelli recenti, Salvatore Di Giacomo, con due pubblicazioni di Alessandro Polidoro Editore, Mattinate Napolitane, che ha una bellissima particolarità, oltre a quella che sarà presentato, speriamo in piazza, speriamo con una presentazione evento, spettacolo, qui da Io ci sto, e come ha detto ieri il nostro premier, l'unico verbo che possiamo utilizzare senza passare per millantatori è speriamo, e quindi speriamo. L'altra particolarità è che ha la prefazione di Marco Perillo, che impreziosisce il testo e che fa onore allo sforzo editoriale di Alessandro Polidoro. Bellissima anche la copertina, questo canarino. Le mattinate napoletane sono prose di Di Giacomo. E io ve le presento nel mio settore poesia, perché anche le prose di Giacomo hanno una loro musicalità che riporta al sentire poetico. Stesso discorso per le novelle napoletane, edite da Diogene. Qui abbiamo una prefazione, anche questa abbastanza importante, di un certo Benedetto Croce. E quindi abbiamo un altro dei testi in prosa e divisi, scanditi come racconti di Salvatore Di Giacomo, in una veste editoriale, diciamo anche in questo caso impreziosita dalla prefazione, e non potrebbe essere differentemente. Per chi vuole cominciare ad avvicinarsi al mondo di Giacomiano, non ci sono edizioni migliori di queste. Questa di Diogene Edizioni, Novelle Napoletane, con la trazione originale di Benedetto Croce, è quella di cui vi ho accennato prima, di Mattinate Napoletane, con la prefazione di Marco Perillo, edita da Polidoro. Una volta vi racconterò, lo dico sempre, faccio queste promesse, poi non so mai se questo succederà o meno, se succederà qui da Io ci sto, se succederà in qualche libro. Comunque, una volta vi racconterò dei miei rapporti, tra virgolette, con Raimondo di Sancro, principe di San Severo. È qualcosa di particolare, legato comunque anche ad altre persone, per cui mantengo su questo argomento una certa riservatezza, ma è stata un'esperienza molto forte nella mia vita. E che a volte mi viene l'ospizio di raccontare e pubblicare, e chissà che un giorno non succeda. Quello che invece pubblico adesso è l'invito a tutti a leggere questo L'enigma del Cristo velato. Non diciamo l'ennesimo giallo, l'ennesimo thriller, l'ennesimo fanta thriller, o come vogliamo chiamarlo, ma è una lettura piacevolissima di Emanuele Schirillo,
e del suo romanzo, che parte da un omicidio nella cappella del principe di San Severo, nella cappella San Severo, e si snoda attraverso ricerche anche bibliografiche accurate, precise, e a tutti i crismi del grande giallo e della guida attraverso i meandri della Napoli esoterica. Quindi di grandissimo interesse e di grandissima leggibilità. Il personaggio probabilmente dell'ispettore russo che conduce le indagini non finirà la sua carriera dentro queste pagine e lo ritroveremo sicuramente. Allora, Emanuele Scherillo, L'enigma del Cristo velato, la prima indagine dell'ispettore russo, e ripeto, non credo che sarà l'ultima, l'editore è Jazira scrittore. Torniamoci alla poesia. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. E quante volte lo diciamo, quante volte lo scriviamo, anche a sproposito. Vediamo che cosa significava e cosa ha significato nella letteratura mondiale questo verso di Cesare Pavese. Un libricino agile, pochissime pagine, l'editore La Vita Felice, che è specializzato in libri di poesia, e avvicinarsi a Pavese attraverso questo volume è di estrema facilità. Diciamo che a distanza di 70 anni dalla scrittura di queste poesie, Cesare Pavese ci salta in faccia con tutta la sua meravigliosa poetica. I versi sono belli, sono suggestivi, le ambientazioni sono tutte a noi conosciute ed è veramente piacevole, se bisogna leggere poesia, come sembra che sia, come sembra giusto che sia, è importante leggerla e è importante leggere soprattutto la grande poesia. Anche per capire quanto valga la nuova poesia. È un settore che sta riscoprendo, anche dal punto di vista editoriale, un certo mercato, però, le differenze vanno fatte. E quindi, dovendo fare delle scelte, e anche avvicinarsi, perché no? Non è detto che non ci siano istanze poetiche che vadano lette, moderne, però partire dai grandi classici sicuramente è il modo migliore per poter poi apprezzare o comunque giudicare anche i nuovi classici, chiamiamoli così, o quelli che saranno i classici del futuro. Di Cesare Pavese, Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, è anche una soluzione economica, assolutamente economica, e a 70 anni dalla morte di Pavese, questa edizione della Vita Felice che ha ristampato anche Lavorare stanca e altre opere di Pavese, così come stanno facendo altre case editrici. Io vi consiglio questo volumetto, sicuramente. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Mantenendoci nei grandi classici, oggi mi sento particolarmente poetico, sarà proprio Dante Dei o il Dante Di che influisce sulle mie scelte. E neanche tanto, però, perché è anche un discorso di
di promozione di novità interessanti in libreria. I fiori del mare di Baudelaire, qui sono in edizione Giunti, anche in questo caso la versione integrale dei Fiori del Mare, anche in questo caso è uno dei testi fondamentali, per quanto considerati anche a volte maledetti della letteratura mondiale, ma questa edizione di Giunti è l'occasione soprattutto per annunciarvi e presentarvi questo mattone enorme di Giuseppe Montesano, Baudelaire vivo, I fiori del mare tradotti e raccontati. Montesano ci ha abituato, per fortuna, a queste operazioni monumentali. È di qualche anno fa, Lettori selvaggi, un libro incredibile. È chiaro che non si tratta di libri da leggere semplicemente, si tratta di libri da avere, da consultare, da amare pagina dopo pagina dai quali farsi accompagnare per lunghi tratti della nostra vita. La capacità narrativa e descrittiva di Montesano è incredibile. Abbiamo poi la possibilità di leggere la versione originale in francese a fronte di quella della traduzione italiana e poi le note che sono la parte importante, la descrizione della poetica, della letteratura dell'epoca, degli incroci letterari, dei rimandi, insomma, è un lavoro che non può lasciare indifferenti e non può non colpire per la capacità divulgativa anche, mantenendosi però nella divulgazione alta, altissima, di Giuseppe Montesano. L'11 di aprile, domenica 11 di aprile, Giuseppe Montesano sarà con Titti Marrone a presentare questo suo volume. Titti, non so se ve lo chiedete o meno, Titti è il diminutivo di Nunziatina. Oggi è l'Annunciazione. E quindi tanti auguri, Titti, da tutti noi della libreria, dal tuo libraio ex compagno di scuola e da tutti quelli che ti leggono, ti hanno letto e ti leggeranno per tanto tempo. Ti vogliamo bene tutti quanti. E aspettiamo l'11 di aprile, domenica, non sappiamo ancora se sarà possibile farla in presenza o meno. Ma Giuseppe Montesano parlerà con Titti Marrone di questa sua monumentale esperienza divulgativa. Baudelaire vivo, I fiori del mare, tradotti e raccontati. Anche lui sono edizione Giunti. E non passa settimana, non passano 2 giorni. Probabilmente non passa ora che Rosario Esposito, la rossa, non ci faccia sognare, nel senso di non darci belle notizie. L'ultima è quella della pubblicazione di Scarmeta, l'autore del postino di Neruda, per la sua casa editrice, ma Rosario è anche autore, e autore per ragazzi. Vincitore di tantissimi premi di qualità per i suoi romanzi dedicati ai ragazzi, ai ragazzi difficili, ai ragazzi traditi dallo Stato e dal territorio. E questa volta ci regala
con l'illustrazione di Vincenzo Del Vecchio, questo lucignolo. Storia di un bambino diventato burattino. Dirvi? È di una suggestione unica, le illustrazioni sono bellissime. Sto dialogando con Rosario da un po' di tempo nella speranza di riuscire ad avere qui lui e l'illustratore per firmare qualcuna delle copie di questo lucignolo. Sicuramente ci riusciremo, perché se non metto una cosa in galo la faccio. E quindi è chiaro che è un romanzo, è un albo dedicato ai ragazzi, ma vi assicuro che non vi mancherà la voglia di sfogliarlo, leggerlo e probabilmente conservarlo, perché il personaggio di Lucignolo è un personaggio che troveremo, cioè troviamo purtroppo in tutte le periferie svantaggiate, in tutte le situazioni di disagio, e Rosario è capace di tratteggiarlo con una poesia infinita. Non mi stanco mai di dirgli bravo a questo ragazzo. Bravo Rosario, bravo davvero, complimenti. Allora, Lucignolo, storia di un bambino diventato burattino, di Rosario Esposito La Russa, con illustrazioni di Vincenzo Del Vecchio e per le edizioni Einaudi. Indietro velocemente, come facciamo sempre. Il monumentale omaggio di Giuseppe Montesano a Baudelaire e ai suoi fiori del male, che qui trovate nella versione integrale, invece qui anche nell'edizione originale in francese, con le note illustrative il saggio bibliografico di invio, di richiamo di Giuseppe Montesano. Vi ricordo che sarà con noi l'11 d'aprile con Titti Patrone. Auguri Titti. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Almeno quando adesso lo direte, quando adesso lo scriverete, quando adesso lo copierete anche in versione satirica, saprete di cosa si parla. Saprete di cosa si parla e saprete cosa significa la poesia. Cesare Pavese, Verrà la morte dai tuoi occhi, edizioni La Vita Felice. Al modico prezzo di 6 euro è un ospizio da togliersi sicuramente. Come sicuramente vi catturerà i vostri cervelli e la vostra attenzione la prima indagine dell'ispettore russo, narrata da Emanuele Scherillo. Emanuele Scherillo è un attore, uno scrittore, insomma, ha una personalità poliedrica. Per le edizioni Jazira, L'enigma del Cristo velato. Tutto parte all'interno della Cappella San Severo, tutto si svolge all'ombra maestosa della figura del principe di San Severo. E Napoli chiaramente è qui dentro in ogni pagina, quindi è la lettura ideale per la maggior parte di quelli che seguono queste mie presentazioni. Così come l'invito a scoprire, prima ho parlato della poesia classica, qui vi parlo della letteratura classica. Dei grandi classici della letteratura, sicuramente Salvatore di Giacomo è da considerarsi uno dei massimi esponenti della letteratura napoletana tra 8 e 900.
Salvatore di Giacomo, mattinate napoletane di Alessandro Poridoro editore, con la bella prefazione di Marco Perillo, e ripeto, una delle nostre prossime presentazioni quando la piazzetta Aldo Masullo ricomincerà ad essere non affollata, ma comunque frequentata da gente che vuole sentire e vedere presentare i libri, e poi questa riedizione di novelle napoletane, con la prefazione di Benedetto Croce per le edizioni Diogene. Sono testi che consiglio perché la storia della letteratura non comincia nel 1999, ma qualche anno prima. E qualcosa ne sa sicuramente dei classici, dei libri da consigliare e dei libri da vendere, il mio amico e collega Davide D'Urso, che qui si cimenta ancora una volta come scrittore, e con questo I Famelici dà un'altra prova di d'artista, di scrittore. Rapporti padre-figlio, rapporti generazionali, e scansione quotidiana del disagio, sociale di questo periodo. Davide D'Urso, I Famelici, Bompiani Editore. E infine l'appuntamento più prossimo, per domenica prossima, con Atos Zontini, Claudia Migliore e Silvio Perrella, a raccontarci della bella indifferenza. Vi assicuro, vi stregherà. Questo libro vi stregherà, vi piacerà, fin dalle prime pagine. C'è Kafka, c'è Saramago, c'è Pirandello. Metteteci, c'è Gogol, insomma, c'è tutto in questo libro, e c'è soprattutto Atos Zontini, che è un autore capace di appassionare i lettori. Atos Zontini, La bella indifferenza, Bompiani. Come passa il tempo quando si sta con persone gradevoli come me? E niente, finito. Vi ricordo soltanto, come avrà fatto già sicuramente qualcuna delle nostre redattrici, vi ricordo il numero di telefono della libreria 081 578 0421, via alle telefonate. Acquistate in libreria, vi possiamo consegnare anche a domicilio. Come vi possiamo consegnare a domicilio le copie autografate del libro di Maurizio Di Giovanni, che esce il 30, e il 30 stesso le copie autografate saranno pronte, dedicate più che autografate, perché dedicate singolarmente a chi ne facesse richiesta. Potete farle dedicare a voi, a un amico, a una ragazza, possono essere un regalo. Ai primi 50, e vi assicuro che siamo già più o meno sotto quella soglia, sarà destinato anche il mitico gadget che io ci sto, dedica al suo generoso scrittore che ci regala ogni volta la gioia di essere tra i primi o tra i primi a presentarlo con le sue nuove opere. Penso di avervi detto tutto, vi rinnovo gli auguri per un buon Dantedì, e quindi approfittiamo e usciamo tutti a rivedere le stelle. Ciao a tutti.